Ciao a tutti ragazzi e soprattutto ragazze, oggi continuiamo con la lista dei ragazzi più ambiti dalle giappine, diciamo. È una lista che ho già iniziato a fare martedì, però ho deciso di continuare perché veramente quel video stava diventando lunghissimo. Quindi grazie a tutti per essere tornati, se non vi siete visti la prima parte del video ve la lascio qui, anzi qui. Continuiamo con questa lista e vi voglio dire che a fine video farò quel test che vi avevo annunciato nell'altro che non sono riuscito a fare perché è scaduto un po' il tempo. Quindi ragazzi, buona visione e divertitevi con questa lista. Ragazzi monaci sono dei ragazzi che non vi tradiranno mai, che possono darvi una sicurezza futura e sono una categoria particolarmente popolare tra le ragazze che non vedono l'ora di sposarsi. Passiamo adesso alla categoria 17, che sono i Sekai Danshi. I ragazzi Sekai sono dei ragazzi che hanno dei pensieri e dei valori che non sono convenzionali e percepiscono il mondo in modo diverso da quello che magari la maggior parte delle persone generalmente percepiscono come mondo. Infatti il nome Sekai è scritto in katakana e non con i caratteri kanji, proprio per far capire questa differenza. L'origine di questa categoria deriva proprio da un anime molto famoso che molti di voi conoscono, che è Evangelion. Devo dire che Evangelion ha dato origine a un sacco di parole, perché ha dato origine anche alla parola Zettai Ryoi, che voi direte che cazzo è? Questo, è proprio questo, questa parte qui. Passiamo ai ragazzi gnocchi, che voi direte, i ragazzi gnocchi sono i bei ragazzi. E invece no, perché per i giapponesi i Gyoza Kei Danshi sono quei ragazzi che sono un po' indecisi, perché non si sa che cosa c'è dentro. Possono avere degli elementi dei carnivori e degli elementi degli erbivori, perché infatti, se pensate, nei Gyoza, nei ravioli cinesi, c'è dentro spesso il porro e la carne di maiale. Quindi sono dei ragazzi che possono riservarci tante sorprese. Passiamo ai ragazzi che mangiano solo pesce. Questi sono dei ragazzi sì carnivori, però un carnivoro un po' diverso dai carnivori carnivori, perché questi ragazzi, e per esempio Sanpei mi viene da dire, sono dei pescatori, quindi loro, a differenza dei carnivori, non è che vanno all'attacco delle ragazze in modo attivo e aggressivo come i carnivori, ma mettono delle trappole e poi fanno cadere le ragazze nella loro rete, diciamo, e poi una volta che sono entrate nella loro rete le rimorchiano per bene. Sono dei carnivori un pochino più riflessivi, sono dei ragazzi calmi ed intelligenti. Passiamo alla tipologia di ragazzi rotoli di cavolo. Roro chiabetsu sarebbe praticamente questa carne avvolta in questo chiabetsu. Quindi praticamente sono dei ragazzi che si presentano come dei ragazzi erbivori, però dentro poi quando ve li portate in camera sono dei carnivori, quindi vi daranno un sacco di soddisfazioni. Sono un piatto di classe e che vanno ben distinti con un'altra tipologia di ragazzi, che sono i ragazzi Piman Nikuzume, che sono i ragazzi peperone ripieno di carne, perché questi invece sono dei ragazzi che apposta si presentano come degli erbivori per poter sedurre le loro prede, ma poi si trasformano in carnivori sotto le lenzuola. Quindi diciamo che sono simili ma diversi, perché i chiabetsu roro non lo fanno intenzionalmente, mentre i peperoni e carne sono invece più consapevoli di ciò e lo fanno apposta. Passiamo adesso agli uomini asparago avvolto nella pancetta, asparabeko makikei. Questi sono dei ragazzi che all'inizio si presentano come dei ragazzi carnivori, quindi sono molto aggressivi e gnegnegne, poi però una volta che vi mettete insieme e iniziate a frequentarli vi renderete conto che sono dei ragazzi un pochino più teneri. Devo dire che questa categoria, leggendo così tra le varie statistiche, è una categoria che è meno popolare tra le ragazze. Le ragazze preferiscono di più i ragazzi roro chiabetsu rispetto a questa tipologia di ragazzi asparabeko. Già che siamo in tema cibo, vi parlo anche dei ragazzi tiramisù. Sono dei ragazzi che tengono molto all'apparenza, quindi se li vedete fuori vi sembrano fighi, con degli atteggiamenti molto gentili e da galantuomo, però poi quando siete in casa si comportano in modo completamente diverso. C'hanno questo switch e si comportano praticamente da amaembo. Vogliono essere molto coccolati, un po' proprio come il tiramisù, che appena lo mettete in bocca vi sembra un pochino amarognolo perché sentite il cacao, no? Poi dopo, quando però lo avete in bocca qualche secondo, capite che è un piatto molto dolce, quindi è per quello che hanno dato il nome tiramisù. Ecco, diciamo che non è una tipologia che piace molto alle ragazze giapponesi. Passiamo adesso ai ragazzi caffè au rè, che sono i ragazzi caffè latte. Questa è una tipologia che vedrete sempre negli anime. Sono praticamente quei ragazzi che sembrano strafighi, però fighi ma dannati, quindi sono bellissimi, intelligentissimi, bravissimi, però anche stronzissimi, egoistici e anche molto egoisti, e se la tirano sostanzialmente.
sostanzialmente. Qua siamo un gioco anche di parole, perché caffè ore, ore sarebbe l'atteggiamento, diciamo, ore-sama, si posizionano in una posizione, diciamo, superiore rispetto alle altre persone, quindi sono delle persone che guardano gli altri dall'alto in basso, ecco. Cercando un po' su internet sono venuti alcuni personaggi che li hanno definiti così, magari degli anime, che così potete farvi un'idea, ve li leggo. Naoki Rie di Itazuna na Kiss, oppure c'è Vegeta di Dragon Ball, o se volete anche Lord Voldemort di Harry Potter. Se vi piace la categoria, però li volete un pochino più addolciti, vi consiglio invece i ragazzi Tonyu Keidanshi, che sono i ragazzi latte di soia. Passiamo agli uomini dolci. Gli uomini dolci sono Sweet Danshi, che sono i ragazzi che vanno pazzi per i dolci, spesso sanno anche cucinare i dolci e adorano anche i dolci dei combini. Sì, vabbè, che cavolo di categoria è Seba? Dovete sapere che quest'estate ero andato con Ericottero e a caso a Trento e c'erano un mio amico regista che si chiama Robbo, che era andato a prendersi un gelato con il suo amico, e li vedevi tutti e due leccarsi questo gelato. È una cosa che non vedrete mai in Giappone. Oddio, non è che non vedrete mai, però diciamo che solitamente i ragazzi amano le cose piccanti e quelle salate, e le ragazze le cose dolci. Però ci sono le ragazze a cui piacciono i ragazzi a cui piacciono i dolci, quindi diciamo è un po' questa cosa interessante magari. Passiamo ai ragazzi uovo sodo, che sono dei ragazzi che sono duri fuori ma teneri dentro, quindi sono dei ragazzi un po' timidi come un guscio di un uovo e si schiudono pian pianino. Potrei anche definirli ragazzi castagna. Poi c'è un'altra tipologia di ragazzi, che sono i ragazzi tipo Atsushi. Atsushi è un comico giapponese che, vabbè, a me non sta bello, però è considerato da alcuni un bello, però è talmente divertente che non viene percepito come bello, diciamo. Questo qui si è messo pure con Nami Amuro, quindi non è proprio l'ultimo degli sfigati, eh. Se volete un paragone con un italiano, vi posso lasciare questo pezzettino di intervista di Will Wash, così vi fate un po' un'idea. Siamo due bei ragazzi, possiamo dircelo. Però secondo me non siamo percepiti sexy. Evidentemente, cioè, questa carica sexy non esiste. Proseguiamo con la categoria 29, che sono i Megane Danshi, che sono i ragazzi che portano gli occhiali. Ci sono delle ragazze che adorano i ragazzi con gli occhiali perché sembrano più intelligenti. Concludiamo con l'ultima categoria di ragazzi, che sono i ragazzi unicorno. Sono dei ragazzi bellissimi, intelligentissimi, che vi tratteranno benissimo, avranno anche un sacco di soldi. Tuttavia sono dei ragazzi che non esistono nemmeno negli anime, anche perché sennò l'anime non è che sarebbe molto interessante, e neanche nella realtà. O se esistessero sono gay. Questa è l'ultima tipologia di ragazzi. Ragazzi, questa era la lista di tutti i ragazzi e adesso facciamo il test per vedere quale risulterebbe a me. Che ne dite? Potevo farlo anche con le ragazze, in effetti, però vabbè, oh, con le ragazze avevo più esperienza, quindi diciamo che ho potuto parlarne meglio. Vediamo un po'. Qua mi chiede praticamente, alto moroso, no? Ti interessa la lista dei suoi ex? Sì, no o meno? Allora, vediamo. Non è che ci faccio molto caso, non ci vado molto. Oppure, mi scoccio un po', però il passato è passato, quindi vabbè, chi se ne frega. Se il tipo c'ha un sacco di ex, un po' mi sta sul cazzo. Oppure l'ultimo è, sì, lo voglio sapere perché non voglio che si rimetta con uno di loro. Allora, io vi dirò che per me non mi interessa molto, chi se ne frega, vi dico. Andiamo avanti con la prossima. Appena sei riuscito a farti il moroso, sei felice tutti i giorni e vuoi stare insieme giorno e notte? No, assolutamente no. Direi che quella che risponderei io è Jibun no jikamo tai setsu ni stai. Cioè, è importante comunque avere tempo e spazio anche per voi stessi, ecco. Che perché se state tutti i giorni insieme io impazzirei. Poi, skinetto di chitarra, una volta che tu ti sei trovato la persona che ti piace, come ti comporti? Aspetti che la persona che ti interessa faccia la prima mossa. Cerchi di capire i gusti della persona che ti piace. No. Sukoshi apirostemita yo sumiru. Praticamente un pochino ti fai avanti, vedi un po' come va la situazione e poi decidi. Oppure sì, parti all'attacco come se non ci fosse un domani. Io direi la 3. Un po' la 3, un po' la 4, però direi parto un po' all'attacco, vedo un po' come vanno le cose, se non c'è trippa per gatti fuori dalle balle, e se no proviamo a vedere come funziona. Poi, come sarebbe il tuo risono date, il tuo date ideale? Allora, qua c'è scritto praticamente uscire con tante persone, fare qualche sport insieme. Cioè, c'è scritto solo sportsu tanoshimu, tipo divertirsi a fare uno sport o divertirsi, penso, a vedere uno sport. No, assolutamente no. Col cavolo che voglio andare insieme a tante persone, scusa, in due in camera possibilmente.
Comunque, vabbè, andiamo avanti. L'altra opzione è: vai a fare un giro in città, una bella passeggiatina, poi vai in un caffè e poi boh, si vede. Questa mi sembra già un'opzione migliore. L'opzione 3 è andare allo zoo, anche no, io non sono un grande amante degli zoo, quindi no. Oppure l'alternativa 4 sarebbe andare a vedere un film al cinema. No, io preferisco camminare e poi andare in un caffè, anche perché al cinema io mi addormento ogni volta che vado al cinema. Vediamo cosa esce. Ta-ta-da-da. Cosa? Beh, qua c'è scritto che la tipologia di ragazzi che a me piace, o anche ragazze in realtà, perché questo è in realtà un test che funziona anche con le ragazze, sono questi. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, non prendetelo troppo seriamente, ovviamente era un po' una mezza cazzata, però l'ho trovato realmente sui siti giapponesi, quindi fidiamoci. Un mega abbraccione da Seba e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!